Sono qui con il nostro candidato sindaco Nicolò Mardegan di Noi per Milano. Noi stiamo appoggiando Nicolò perché crediamo che i valori nei quali ci riconosciamo e che sono stati alla base della nascita di questo movimento siano perfettamente rispecchiati da quello che ha fatto e che continuerà a fare Nicolò in questo periodo. Contiamo sulla sua candidatura a sindaco e volevo appunto partire da questo per chiedergli in che modo la famiglia ricopre un ruolo nel suo programma. Sì, grazie Paolo, grazie al popolo della famiglia. Non era assolutamente scontato questo sostegno che mi ha reso molto felice. Io ero tra l'altro presente al Family Day, sono il primo di 5 figli, abbiamo militato con grande passione in tante associazioni che si sono dedicate alle politiche familiari, e noi abbiamo bisogno di famiglia. Una città come Milano è una città che ha un calo demografico ormai sopra la media nazionale. Stiamo diventando una città che muore, una città che invecchia, una città che non pensa più alle famiglie, alle giovani coppie. Stanno emigrando 100.000 giovani all'anno e c'è adesso il problema delle pensioni, giusto? Ma nessuno viene in mente che senza nuove nascite, senza sostenere la famiglia, nessuno potrà avere la pensione in Italia, ad esempio. È una città che pensa alle aree cani, ma non pensa alle aree giochi per bambini. È una città che pensa molto a le persone deboli come gli immigrati che hanno bisogno di solidarietà, ma ai nostri giovani la casa. Ci sono 26.000 famiglie in lista d'attesa per un alloggio popolare o per un alloggio di housing sociale, eppure rimangono in attesa per anni e poi sono costretti a scappare sempre da questa città. Allora, come far decollare Milano? Milano può essere capitale d'Europa, può essere città-stato, può essere la città che riattrae i capitali esteri, investitori esteri, solo unicamente si diventa di nuovo la città capitale della famiglia italiana. Locomotiva economica della nazione non può essere assegnata di nuovo a chi l'ha già governata, perché noi abbiamo i soliti partiti, i soliti schieramenti che governano questa città da decenni, e questi nuovi candidati, che rispetto umanamente, però sono sostenuti chi da Renzi, chi da Berlusconi, che ormai col patto del Nazareno sono tutti insieme, oltre al fatto che con gli impegni che avevano preso col Family Day li hanno traditi completamente con la legge Cirinnà. Di conseguenza, senza peli sulla lingua, senza timore, siamo cittadini come voi, siamo cittadini comuni, non abbiamo i capitali, i soldi che hanno gli altri in faccia campa elettorale, c'è tanto buon cuore, ci sono le nostre famiglie, i nostri amici, i nostri colleghi. Insomma, Milano fa da sé, si riprenda il proprio governo della città, non lo affidi più ai soliti volti noti. Popolo della famiglia, Noi per Milano, Nicolò Mardegan.